e un po' è anche la summa di tutto quello che abbiamo fatto, perché qui si è lavorato sin dall'inizio proprio per cercare di salvare il salvabile, ma poi di dare una nuova immagine. E qui mi sembra che oggi possiamo dire che ci siamo riusciti. Riapriamo la scuola, ovviamente un edificio che non restaureremo come è stato fatto nel dopoguerra con le coperture, non sarebbe più adeguato agli standard attuali del restauro, ma vogliamo renderlo fruibile anche come luogo del riscatto di Pompei. E quello che abbiamo fatto è molto bello, perché l'abbiamo fatto in casa e con il team di manutentori Ales abbiamo un po' ripreso quella tradizione che era la tradizione di Pompei, di avere in casa mosaicisti, falegnami, idraulici, operai, e questo l'abbiamo fatto con un team di ormai quasi 50 persone, a cui oggi, e questa è una bella notizia, si vanno ad aggiungere ben 7 nuovi funzionari restauratori, arrivati con l'ultimo concorso del Ministero, hanno preso servizio proprio durante le vacanze natalizie, oggi li ho conosciuti, è un bel team che si affiancherà ai nostri, e quindi veramente darà un nuovo slancio al restauro a Pompei. Ma tornando a questo luogo, sono contento che riuscire oggi a chiudere il mio mandato con questa riapertura, perché, come dico, un po' rappresenta la storia di Pompei nel Novecento. Questo è un edificio scavato negli epici scavi di Spinazzola, dei due di Via dell'Abbondanza, e subito ha attirato l'attenzione degli studiosi per la sua forma singolare, questo edificio con un'enorme apertura, affacciata su Via dell'Abbondanza, con pitture singolari, trofei d'armi in facciata, purtroppo distrutti, le vittorie all'interno, attirò subito l'attenzione, si parlò appunto di scuola maturara, un luogo di gladiatori, luogo appunto per lo sport. E poi invece però, adesso pare che sia, insomma, lei infatti dirò che è quello che pensiamo noi, ma è interessante che allora questo edificio non solo fu appunto scavato, ma anche subito restaurato, come faceva Spinazzola, e come poi fa Maiuri subito dopo. Bombardato nel 43, è uno dei luoghi, ahimè, che ha subito i maggiori danni nel 43, è stato poi subito restaurato da Maiuri con una nuova copertura, ahimè intornato come si usava, si pensava fosse eterno, ormai lo sappiamo, non lo è. Non è stata sostituita quella copertura, ma era stata sempre appunto restaurata con lo stesso materiale, e questo poi ha causato il crollo su cui oggi però non torniamo, perché è una bella giornata, questa è una giornata di ricostruzione, non di collassi. Possiamo dire che a Pompei i crolli sono ormai un capitolo chiuso. Questo è bello, e per questo dobbiamo ringraziare il team che ha lavorato qui in maniera indefessa. Io ci tengo a sottolineare, non è merito mio, non è merito del generale Nistri che era qui prima, del generale Cipolletta adesso, è un merito di un team che ha lavorato in maniera affiatata, con passione, con preparazione, e quindi tutti insieme hanno contribuito, i funzionari interni, il gruppo Ales, alla rinascita di Pompei. E per quanto riguarda questo edificio, che appunto, come dico, un po' simbolizza la storia di Pompei nel Novecento e questi alti e bassi che Pompei ha avuto nel Novecento, periodi di fulgore, periodi di decadenza, e questa scuola armaturale forse con i nuovi scavi può avere anche un altro significato, perché all'interno delle spalle abbiamo scoperto un magazzino con una serie di anfore che raccontano una piccola storia mediterranea, sono anfore che vengono da tutto il Mediterraneo, ci sono anfore d'olio dal Nord Africa, ci sono anfore cretesi da vino, ci sono le anfore della Betica, cioè dell'Andalusia, della salsa di pesce, ci sono le anfore locali, le dressele che appunto si usavano qui, e quindi vuol dire una dieta mediterranea che è fatta di connettività mediterranea, e questa scoperta forse ci fa capire anche quello che si faceva qui in questa stanza, cioè una sala da banchetti, una sala forse di un'associazione, e stiamo un po' speculando, magari una di quelle associazioni poi chiuse nei famosi fatti del 59, quando appunto la rissa dell'anfiteatro portò a tutta una serie di punizioni per i pompeiani che non si erano comportati proprio come si deve in quell'occasione. Sovrintendente, come definirebbe la sua eredità? Una alla volta. Il messaggio che lancio è che adesso quello che bisogna fare a Pompei è, una volta risolti i problemi alla base, quello che andava fatto, cioè un grande progetto che significasse una manutenzione straordinaria e un restauro capillare, di una messa in sicurezza capillare di tutto, adesso c'è bisogno della manutenzione. Adesso si può fare la manutenzione programmata. All'inizio del grande progetto tutti tuonavano: a Pompei c'è bisogno solo della manutenzione. Certo, quando non c'è una situazione disastrosa come quella che ormai esisteva nel 2014. E adesso si sono risolte le criticità, c'è bisogno di una manutenzione, ma l'abbiamo già cominciato con una sperimentazione. Questo team di 50 persone ovviamente non basta,
adesso abbiamo i nuovi 7 restauratori, una serie di aree le daremo in appalto anche all'esterno, ma con un sistema che ormai è strutturato, cioè una manutenzione che è consapevole, preventiva e che, come dire, lascia il segno non solo sulla struttura ma anche nell'archivio, un archivio informatizzato che permetterà appunto di avere tutto il dossier di dati quando si procederà a nuovi restauri o anche progetti di conoscenza, cosa che in passato non c'era. Noi abbiamo digitalizzato tutto il patrimonio e quindi questa è la base per una nuova stagione di Pompei. Però i custodi stanno diminuendo maledettamente. Ho letto il suo articolo e quello che si deve fare, ci saranno nuovi concorsi, erano stati annunciati dal Ministero, io me lo auguro che ci siano, perché accanto alla videosorveglianza che è sempre più capillare, e qui si continuerà a insistere sulla videosorveglianza e sul rafforzamento della sala regia. Quello è un lavoro che stiamo facendo adesso, c'è un progetto in corso di risistemazione della sala regia che verrà ingrandita, ampliata, modernizzata, diventerà veramente un luogo di grande spessore tecnologico. Ma accanto alla videosorveglianza ci vogliono gli umani, perché come non bisogna che non deve più accadere quello che accade spesso, ossia di selfie sulle colonne. Questa. È chiaro che con l'organico di adesso non è possibile in maniera capillare controllare. Ma può fare qualche cosa? Purtroppo no, cioè l'abbiamo fatto, quello che abbiamo fatto, quello che potevamo fare l'abbiamo fatto, cioè che cosa? Abbiamo assunto con la società Alice ben 50, anzi forse 53 addetti alla vigilanza, che sono quelli che voi trovate nelle case e all'interno delle case che abbiamo riaperto e che si vanno ad aggiungere ai 106 in organico, quindi non è un numero, come dire, bassissimo. Certo, Pompei è un luogo enorme e soprattutto vogliamo fare diventare un luogo enorme, perché se Pompei era aperta solo per un quarto, bastavano forse questi restauratori e questi custodi, ma adesso che ne abbiamo aperto quasi tre quarti, continueremo ad aprire, l'anno prossimo sarebbe bello riaprire la zona della Reggio Quinta, chiaro che ci vogliono nuovi custodi. Continueremo ovviamente anche con il personale ALES, speriamo che il Ministero anche faccia concorsi per i nuovi custodi, perché questo non lo possiamo fare, la nostra autonomia si ferma al personale. Altre domande? C'era un'altra domanda? Ci sarà lei ad aprire la Reggio Quinta. Oggi è un giorno pubblico, ma anche privato, anche il giorno dei ricordi, insomma, anni importanti, no? Sì, vorrebbe che continuare. Anche un po' triste, devo dire, con questo malinconico sole invernale. Però io sono molto ottimista, nel senso che ho fatto quello che devo fare, torno all'università con soddisfatto di quello che è stato fatto, anche del lavoro che è stato fatto insieme. Io mi sono ripresentato nel nuovo, ovviamente, nuovo bando, perché vorrei chiudere il lavoro, un altro triennio di lavoro qui fondamentale, soprattutto per dedicarsi alla manutenzione sistematica e alla fruizione, perché non dimentichiamoci, qui bisogna rifare gli ingressi non sono più adeguati alle nuove sollecitazioni dei turisti, che quest'anno sono aumentati fino a 3,7 milioni, quindi gli ingressi bisogna musealizzare, c'è già un progetto esecutivo, il laboratorio degli organici, fare il museo da dedicare a Fiorelli, appunto, dove è il laboratorio di ricerche applicate, risistemare i depositi, e poi ci sono la Reggia del Quisisana da allestire, c'è lo spolettificio a Torre Nunziata, e a Torre Nunziata c'è anche lo scavo della Via di Sepolcri, che mi piacerebbe fare, e poi c'è ovviamente le ville di Stabia da sistemare definitivamente. Adesso ho un nuovo direttore, che è Francesco Muscolino, conto molto su questo apporto giovane, dinamico, a un sito così strategico, quindi da fare ce n'è tanto, mi piacerebbe continuare almeno quello che iniziamo. Grazie. Allora, sono molto orgoglioso, devo dire, del fatto che nel primo biennio, quando la situazione era veramente critica e qui si lavorava in apnea, c'è stato un team che è andato d'accordo, soprattutto siamo andati molto d'accordo io e Nistri, e con Nistri abbiamo fatto insieme un bellissimo lavoro, con competenze completamente diverse ma complementari, ed è stato bello lavorare insieme. Questo mi sembra, essere andato d'accordo con una persona così di livello, aver lavorato con una persona così di livello, è stata una cosa molto bella per me. Grazie. Bene, adesso